Salve a tutti, benvenuti a questa presentazione nella quale illustreremo i contenuti di questo nuovo percorso di formazione. Adesso disattivo un attimo l'audio di Marco Orlandi, che è il relatore e che ci presenterà questo percorso, che è un percorso di formazione per la preparazione ai concorsi. Un percorso riguardante la materia, l'ambito della polizia locale ad un livello, diciamo, di approfondimento. Sapete, sulla piattaforma esiste già un corso che ho tenuto in gran parte io e che, diciamo, era una prima base, un primo approccio che riguardava varie materie. Questo è per chi ha già una buona base di preparazione, quindi lo consigliamo a chi, diciamo, si approccia allo studio per la preparazione ai concorsi in tutti i profili. Questa è una caratteristica dei nostri percorsi di formazione, non limitarlo e non farli solo per talune categorie. Quindi va bene dal B fino al D, ma anche per dirigente, ovviamente ognuno dovrà poi approfondire il livello che viene analizzato in questa sede con ulteriore materiale. Io lascio la parola a Marco che ci illustrerà i contenuti di questo percorso. Apri pure il microfono e a te la parola. Bene, grazie. Allora, io sono Marco Orlandi, lavoro come ispettore presso la Polizia Municipale di Sesto Fiorentino. Quello che andremo ad affrontare sono gli argomenti più vivi, gli argomenti comunque sia più richiesti per le prove concorsuali di agente di Polizia Municipale o altrimenti detta locale per ispettori di Polizia Municipale o locale. Innanzitutto, questo corso verterà soprattutto sugli argomenti che sono più dibattuti ma anche più richiesti nelle prove, ossia il codice della strada con un particolare focus per le norme di comportamento. Affronteremo tutte le materie che riguardano la Polizia Municipale perché, come ben sappiamo, sono vaste. Rientra in quest'ambito la Polizia Edilizia, la Polizia Commerciale. E soprattutto anche con i tempi che corrono, la normativa riguardante gli stranieri. Stranieri significa le persone extracomunitarie, perché ovviamente, come sappiamo, i cittadini comunitari sono equiparati a quelli italiani. E, Ecco, oltre a questo, verrà dato ampio mi preme comunque spazio. sia approfondire una materia. Dicevo, verrà dato ampio spazio ai quiz. Adesso guardiamo allora lezione per lezione come si svolge. Allora, prima lezione, spiegaci un po' il contenuto di questa prima lezione. Allora, il codice della strada con un particolare focus alle norme di comportamento. Le norme di comportamento al codice della strada sono molto importanti perché sono tutte quelle norme che andrebbero seguite per evitare i sinistri stradali o gli incidenti stradali. Quindi farò un particolare excursus esegetico del titolo quinto, quindi partendo dall'articolo 140, il principio informatore, via via con le norme sulla precedenza, sulle norme di comportamento in genere da seguire, e con il termine anche del 193, che è l'articolo più dibattuto perché riguarda appunto i veicoli con mancata copertura assicurativa. Lezione 2, illeciti Dopodiché e sanzioni. vi saranno gli. Abbiamo dei problemi sulla diretta, adesso aspettiamo che si ricolleghi. La lezione 2 sarà Ok, sulle conseguenze appunto degli illeciti e delle sanzioni. Vai a te la parola. e quindi praticamente su quelli che sono gli illeciti penali e gli illeciti amministrativi con le relative sanzioni. Sono praticamente si applicano in maniera automatica, in maniera di automatismo, e intanto vi potrei elencare il sequestro, il fermo, il blocco e tutto ciò che ne concerne. E nella terza lezione affronterò il diritto ambientale con il testo unico e soprattutto metterò a risalto quello che viene più chiesto in sede di prove concorsuali, ossia l'abbandono dei rifiuti e la mancata ottemperanza all'ordinanza sindacale di bonifica e di ripristino. E
Nella quarta sezione, la materia edilizia, con particolare focus per quanto riguarda i titoli abilitativi, quindi SCIA, CILA, quindi soggetti asseverazione con tutte le novità normative, ed in più con le relative sanzioni, perché in ambito edilizio vi saranno le sanzioni di natura amministrativa e le sanzioni di natura penale, che avranno dei percorsi che possono essere paralleli e molte volte anche coincidere l'uno con l'altro, quindi si farà una particolare attenzione, soprattutto parlerò da un punto di vista pratico, quali sono i ruoli degli agenti e degli ispettori di polizia municipale durante un sopralluogo e comunque una verifica edilizia. Quinta lezione sul commercio a nona, quindi gli adempimenti che devono essere fatti da parte di commercio che può essere in sede fissa o in sede pubblica, quindi farò una differenziazione, e i titoli abilitativi per il commercio di tipo A, di tipo B, quindi in forma itinerante oppure in sede fissa, i relativi controlli che spettano alla Polizia Municipale, le sanzioni facendo un riferimento tra la legge regionale toscana e quella nazionale. Il sesto capitolo verterà sulla disciplina degli stranieri, in particolare attenzione su tutto ciò che riguarda il comportamento, quindi le norme da seguire e i controlli di polizia municipale, che troveremo anche all'atto pratico, e tutte le relative normative con le relative differenziazioni. Poi il codice della strada, i veicoli, quindi farò una catalogazione dei veicoli che vi posso ritrovare. E i documenti necessari affinché questi veicoli vengano condotti in maniera regolare e le relative sanzioni in caso di inadempimento. Questa è la parte, secondo me, molto più importante, una parte più pratica che teorica, ed è quella dell'infortunistica. Quindi vi saranno degli accenni sul rilievo dei sinistri e su tutte le procedure che devono essere effettuate nel caso in cui si verifica un sinistro, dalla cristallizzazione dello stato dei luoghi sino alle relativi atti. Per quanto riguarda Polizia Amministrativa e Pubblica Sicurezza, farò una differenziazione per tutte quelle che possono essere le procedure sia di tipo amministrativo e sia di quello di Pubblica Sicurezza, un particolare riferimento al TURPS. Infine, aggiungo io, qui ci sarà la parte relativa alle prove dei concorsi. Come detto, è un percorso di formazione finalizzato alla preparazione ai concorsi. Quindi l'obiettivo è dare gli strumenti e focalizzare l'attenzione. In 20 ore saranno 10 lezioni da 2 ore ciascuna, quindi per un totale di circa 20 ore, qualche ora in più, qualche ora diciamo in più sicuramente, diciamo ogni lezione è minimo di 2 ore, qualcuna porterà via un po' più di tempo. Ci sarà anche poi del materiale extra, del materiale aggiuntivo, le slide ovviamente a disposizione e l'ultima lezione su tutte le prove concorsuali, quindi i quiz a risposta chiusa, le domande a risposta aperta, sintetica, diciamo, e lunga e la redazione degli atti, amministrativi. Ecco, spiegaci in particolare su cosa ti concentrerai. Sì, mi concentrerò appunto soprattutto da un punto di vista più che teorico, che comunque è un punto di vista molto importante per gli aspiranti agenti o aspiranti ispettori, ma mi concentrerò da un punto di vista pratico, perché comunque vorrò focalizzare un'attenzione pratica sulla materia affinché memorizzino quali sono le procedure da seguire nella pratica, perché comunque secondo il mio punto di vista, partendo dalla pratica si memorizza meglio ciò che teoricamente viene riportato sui libri, ma che è fine a se stesso, ecco, e comunque non ha un valore Utile ai fini di del concorso. memoria nel lungo periodo. Certo. Allora, per coloro che sono interessati, trovate nel link in descrizione appunto il collegamento. Il corso è il codice 080 e sarà disponibile, diciamo, da oggi per poterlo acquisire e le registrazioni inizieranno dalla prossima settimana. Quindi al momento non ci sono registrazioni perché come tutti i nostri corsi, diciamo, lo facciamo come work in progress, in modo tale da avere poi
il corso più aggiornato possibile. Quindi le lezioni saranno proprio riferite all'ultima sentenza, all'ultima giurisprudenza, all'ultima prassi, all'ultima disposizione normativa. Ovviamente ci saranno anche gli accenni al periodo emergenziale, quindi alle disposizioni Covid qua e là. Ricordo che Marco lo trovate anche sia nel canale YouTube che nel gruppo Concorsi PA, ma soprattutto nella nuova community, il nuovo forum dove già sta rispondendo ai quesiti e agli approfondimenti necessari. Quindi vi invito a seguirci anche lì. Lascio a te la parola per l'ultimo saluto e invitando tutti coloro che sono interessati a valutare la possibilità di acquisire il corso. A te la parola finale. Sì, vi chiedo comunque sia di seguire assiduamente le lezioni e queste lezioni non devono essere fine a se stesse, cioè ritengo sia necessario, sia d'uopo comunque sia, affiancarle ad uno studio costante nei giorni che comunque precedono il concorso. Questo è un consiglio che mi sento di dare e nell'attesa comunque sia, come ha detto. È necessario comunque seguire anche su questi canali dove potete anche fornire tutti i quesiti, tutti i dubbi che vi vengono, potete comunque farli presente e cercherò di rispondere nella maniera più precisa possibile, ecco. Quindi un saluto, un in bocca al lupo a tutti e ringrazio Simone dell'opportunità che mi ha offerto. Quindi a presto e seguiteci. Bene, alla prossima!